Ciao ragazzi, benvenuti in questo secondo Vlogmas. Allora ragazzi, io sono appena tornata dall'ufficio, oggi sono andata in ufficio, alla fine il mio outfit è questo. Sono andata molto easy con anche le Dr. Martens che adesso vado a mettere a posto. Sono le ore 7 meno 10, siamo io e Alessandro perché Alessandro in questo secondo giorno di dicembre ha pensato bene di stare male, ha mal di gola, per ora non ha la febbre, e, insomma vediamo un po' come va. Sperando che non che sia un semplice male di stagione, perché non ci dimentichiamo che ci sono ancora, rimaniamo in attesa domani per capire un po' come va e poi eventualmente chiamerò il pediatra. E sono qua nello spogliatoio, a parte perché sono appena arrivata, ma perché volevo farvi vedere, sapete che sto facendo la ristrutturazione della casa esternamente, e tutti mi dicono, ma sì, è fuori, all'esterno, casa non entra niente. Voglio farvi vedere che cosa c'è per terra. Abbiamo aspirato, credo un'oretta fa, tempo di aprire la porta, richiuderla per far andare Federico all'allenamento insieme al papà, e guardate cosa c'è per terra. Vi giro l'inquadratura, vi faccio vedere. Ok ragazzi, siamo pieni, come vedete, di polistirolo sparso dappertutto. Ho già tirato fuori la mia Dyson per andare a aspirare l'aspirabile, guardate, cioè è una cosa indecente. Qui sono già passata e poi ho pensato, facciamo vedere ragazzi che cosa c'è, facciamo vedere che cosa si forma con una ristrutturazione alla faccia di tutti quelli che dicono che chi ristruttura fuori dentro ha pochi disagi. Noi ne abbiamo tantissimi. Allora ragazzi, vado ad aspirare, ma è una cosa praticamente impossibile perché è talmente tanto volatile che aspiri da una parte e vanno dall'altra, anche con la Dyson. Non c'è stato proprio verso di fare una cosa fatta bene. Allora, prova del 9. Io ora apro la porta, la richiudo e vediamo quanto polistirolo entra ancora. Quindi, apro la porta, la richiudo. Vabbè, pochino perché fuori abbiamo pulito. Allora, come avete visto, sono ancora vestita da ufficio perché proprio sono appena tornata. Tra l'altro sono arrivata e mi sono presa il cazziatone, se possiamo dirlo così, o comunque una bella strigliata, perché ieri sera ho fatto partire la lavatrice, stamattina avrei dovuto mettere le cose in asciugatrice, ma col fatto che sono andata in ufficio mi sono completamente dimenticata. Quindi nessuno si è ricordato, giustamente, e c'erano dentro le cose del calcio e per andare a correre di mio marito e mi hanno detto, ma non ce le hai asciugate? E io ho risposto, imparate a far partire l'asciugatrice, perché a parte il fatto che potevano tranquillamente tutti e due mettere delle cose diverse, ok, Federico ha bisogno della divisa, però il keyway tanto rimane chiuso sopra, anche se sotto ha delle cose diverse. Non mi sembra una tragedia delle tragedie, però ho da sistemare i calzini. Non so se si vede, accendo la luce in lavanderia. Eccola lì, la mia bella bacinella dei calzini. Adesso vado ad aprire il secondo regalino del calendario dell'avvento, rispondo alla seconda domanda e poi ci mettiamo a accoppiare i calzini. Ok ragazzi, vado a cercare il pacchettino numero 2. Allora 3, 4, 16, 8, 11, 9, 2. Eccolo qua, l'ho trovato subito.
Eccolo, vediamo cosa c'è. Piccolino, rispetto a quello di ieri è un po' piccino. Il sacchettino comunque è molto bello, vedete, ha le renne glitterate. Apriamolo, vediamo cosa c'è, sono curiosa. Allora, ragazzi, io sono una patita di quello che la mia mamma ha deciso di mettermi. Mi ha messo dentro delle mollette per capelli, sono così. Credo che fossero tutte insieme, forse ha tagliato per farle stare dentro il pacchettino, perché se le guardo sono proprio accoppiate, vedete? Ci sono queste a tartaruga, queste con delle perle, queste dorate e poi c'è questa che è singola, quindi con tutte delle perle bianche fatta così. E queste come sono fatte? Queste, oh, non riesco a togliere, ah, perché c'è lo scotch, no, sono proprio mollette di quelle che infilate, alzate e infilate nei capelli. E io adoro le mollette, la mia mamma lo sa. Con i capelli lunghi le usavo poco, a meno che non li legavo e quindi avevo voglia di impreziosire un po' l'acconciatura, ma credo che con i capelli di questa lunghezza li potrei usare di più, perché come vedete ho spesso la mezza coda, perché vi faccio vedere, li sciolgo, sono un pochino più belli di appena li ho lavati, cioè scusate, di appena li ho tagliati, però vedete, a me questo effetto un po' bombatino mi fa proprio impazzire, quindi magari con un paio di mollettine così potrei non fare la mezza coda e impreziosire un po' l'acconciatura. Volevo rilegarli ma ho perso l'elastico, vabbè, e niente, poco importa, li lascio così. Tra l'altro io delle mollette dei capelli ho un ricordo bellissimo, chi come me è degli anni 80 può capirmi, perché ora le mollette le troviamo nei supermercati, nei negozi che vendono articoli per capelli, che vendono accessori eccetera, ma quando io ero bambina ricordo che nella strada, nel tragitto tra casa e scuola, o meglio scuola e casa perché andavo il pomeriggio, quando veniva a prendermi la mia mamma, che le volte che veniva erano pochissime, ci fermavamo sempre in una farmacia enorme, farmacia, ragazzi, sono cotta, ci fermavamo in una merceria enorme che vendeva di ogni. E io, per me era sempre una gioia, era sempre una festa, perché in questa merceria vendevano, io avevo i capelli molto lunghi e la mia nonna con cui abitavo mi faceva sempre le trecce, queste cose un po' così che insomma per le bambine non sono proprio un vezzo, no? Sarebbe bello avere i capelli sciolti, un bel cerchietto, ma la mia mamma si fermava e mi comprava sempre nastri e mollette per i capelli, sempre solo quando ero con lei, quindi associo alle mollette questo ricordo meraviglioso della mia infanzia. Ricordi meravigliosi della mia infanzia non ne ho tantissimi, non ho neanche dei ricordi orrendi, però insomma ho vissuto una situazione un po' particolare e quindi diciamo che associo sempre alle mollette un pensiero molto bello. E quasi quasi mo un paio me le metto perché ho perso l'elastico, sembro un po' una Gina, vedete, proprio non riesco a sopportare questo effetto panettone, vabbè, niente, non lo trovo. Allora, passiamo alla domanda, prendo la mia bella scatolina, dentro ci sono i miei bei bigliettini, mi sembra di averlo buttato, quello della bugia che dici più spesso, speriamo che non ce ne sia, ne pesco un altro a caso, ce ne ho un po' in mano, tengo questo, ok, chiudo la scatola, chissà che domanda ci sarà, speriamo che sia una domanda un pochino più leggera di quella di ieri. Ah, ok, allora, com'è la tua famiglia? Allora, se parlo della mia famiglia d'origine, avete capito, ve l'ho già detto più in più di un video,
che all'età di 2 anni io ho perso il papà. Quindi ho perso il papà che ero molto piccola. E la mia mamma si è risposata quando avevo 10 anni, ma quando perdi l'amore della tua vita in una maniera così repentina, perché mio papà è morto che aveva 25 anni, credo che sia molto difficile innamorarsi di qualcun altro, soprattutto apprezzare un'altra persona. Quindi poi la mia mamma, dopo essersi sposata con Claudio, che ci ha fatto da papà per un po' e che adoro, purtroppo non lo vedo spesso perché lui abita a Santa Margherita Ligure, io abito a Milano, quindi siamo un po' lontani, ogni tanto ci sentiamo, ogni tanto ci ricordiamo di volerci bene, quindi ci sentiamo, e quindi si sono poi separati. Perciò siamo io, mia mamma e mia sorella Maria, detta anche Mary, più grande, ha 3 anni in più di me. Invece la mia famiglia attuale, al di là della mia famiglia d'origine di cui vi ho parlato, sono ovviamente mio marito, che non so se vi ho mai detto il suo nome, si chiama Giovanni oppure Gianni, e i miei 2 figli, Federico che ha 11 anni e Alessandro che ha 8 anni, e poi c'è tutta la parte di famiglia di mio marito, quindi io ho 2 suoceri, una cognata, il marito, e 2 nipoti che sono Christian e Nadia, e un cognato più piccolo è il giovane della famiglia, 30 anni, che si chiama Matteo, e mia sorella ovviamente ha la Dalila, di cui vi ho già parlato spessissimo, e non ha un compagno, meglio aveva un compagno ma non è andata bene, quindi si sono separati, e ho una sorella solo di papà, sarebbe una sorellastra, chiamiamola col nome, ma in realtà io sono molto affine a lei, ci somigliamo molto esteticamente, forse anche quasi più di Mary, anche se quando poi ci vedono me e Mary insieme ci dicono che siamo sorelle, che si chiama Katia e ha anche lei 2 figli, Mattia e Giacomo. Quindi questa è la mia famiglia. E ragazzi, allora, io con le domande ho finito, adesso vado a piegare, ad accoppiare i calzini. Non credo di avervi già fatto vedere questa routine, come la svolgo, vado magari a cambiarmi perché comunque sono stata sul treno, anzi sarei dovuta arrivare, oltre a lavare le mani, la prima cosa che avrei dovuto fare sarebbe stato spogliarmi e buttare tutto a lavare, però avevo la fregola di fare questo video un po' per vedere cosa c'era nel mio calendario dell'avvento, un po' perché voglio riuscire a mantenere la mia promessa e quindi a mettervi questo video stasera alle 9, 9, 9 e mezza, un po' come ieri. Ora vado a sistemarmi là, poi mi devo mettere anche a preparare la cena perché mio marito, ossia il bimbi di casa, perché lui è il mio bimbi, non c'è, e quindi devo necessariamente preparare qualcosa. Io vado e ci vediamo dopo. Ragazzi, io sono partita a bomba a sistemare quella bacinella che era piena di intimo pulito. Io cosa faccio? Quando finisce l'asciugatrice, che tolgo la roba e la piego, sotto metto la bacinella così cascano dentro tutte le cose piccine e poi vado a sistemarle. Quindi cosa faccio? Rovescio tutto qui sull'asse da stiro, come potete vedere stavo ancora finendo, ma voglio un po' farvi capire il senso, e vado a dividere. Allora, divido gli slip, i miei, come vedete non sono piegati perché vado a piegarli quando li metto nel cassetto, che ho tutti i contenitori con le taschine, quindi è inutile che li piego ora per poi portarli piegati, no, li piego direttamente ai cassetti. Qua ci sono tutti gli slip dei bambini di Federico ed Alessandro, poi ho fatto una pila, come potete vedere, di calzini. Questi sono i calzini dei bambini, questi sono i calzini lunghi, questi sono i calzini corti, perché ancora li usano, soprattutto Alessandro, perché deve tenere scoperta la caviglia, perché lui è un fighettino.
possiamo dirlo, e quindi questi sono tutti i calzini corti, questo anche. Questi sono sempre altri calzini dei bambini, non è che potevo fare una pila infinita, e questi invece sono gli asciugamani, le sacche, eccetera. Quindi faccio tutti dei raggruppamenti così, poi prendo tutto, vado ai cassetti e sistemo i cassetti, insomma, mettendo dentro la roba. Allora, qui stavo ancora finendo, ovviamente sono quelli più difficili perché sono tutti quelli neri che si riconoscono semplicemente dal colore, perché non so se si vede questo è rosino, mentre altri non ce l'hanno, altri ancora ce l'hanno verde, tipo questo è verde, quindi sono quelli più difficili e adesso vado a farlo. Ma quello che volevo farvi vedere è questo. Allora, io ho questo recipiente dentro il quale ci sono i calzini spaiati, cioè questi calzini sono tutti senza compagna. Quindi quando mi avanzeranno i calzini qui, che non sono riuscita ad accoppiare, andrò a cercarli all'interno di questa latta. Casualmente io non li trovo mai, questi calzini non li trovo mai, cioè riuscirò a fare due o tre coppie. Quindi cosa faccio? Siccome non ho più calzini da lavare, quelli che non accoppio, compresi quelli che sono qui dentro, vado a buttarli. Allora, nel frattempo ho trovato l'elastico, ho legato i capelli, i calzini ho finito di appaiarli, tutti quelli che sono rimasti fuori vado a buttarli perché, ragazzi, in realtà io non ho più calzini da lavare. Non lo so se li mangerà l'asciugatrice, rimarranno in giro, ma anche i miei sono senza coppie ed è una cosa. Un po' capisco i bambini che magari vanno agli allenamenti, ne perdono uno negli spogliatoi prima di fare la doccia, non lo so. A loro è possibile che spariscano, ma i miei io li tolgo, li vado a mettere nella cesta del bucato, quindi secondo me li mangia la lavatrice. Comunque io per oggi vi saluto, come al solito vi ringrazio per avermi seguita, spero di avervi fatto un po' di compagnia e se siete passati per caso sul mio canale e avete voglia di passare questo tempo delle feste, preparazione al Natale, ma anche semplicemente vi sono simpatica e avete voglia di vedere i miei contenuti, iscrivetevi e attivate la campanella. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like. Se il video non vi è piaciuto lasciate un dislike, mi rendo conto che rispondere alla domanda com'è composta la tua famiglia è un po' complesso, potreste non aver voglia di scrivere, ma a tutte voi che mi commentate sempre, mi piacerebbe sapere se avete fratelli, sorelle. A proposito, io non ve l'ho detto, ma la mia famiglia sia dalla parte di mia mamma che dalla parte di mio papà è una famiglia estremamente numerosa. Fra zie e cugini io devo avere una cosa tipo, non le conto perché sono tante, ma avrò tipo 30 zie e zii e una sessantina di cugini, quindi loro li ho messi perché altrimenti potevamo fare notte, aspettavamo Natale, a cosa facevamo insieme Natale. E niente, mi raccomando, fatemi un po' sapere anche voi come è composta la vostra famiglia, se avete ancora i genitori vivi, se avete dei fratelli, delle sorelle, vi ripeto, ve l'ho già detto, e vi mando un bacio grande e ci vediamo domani per il terzo Vlogmas.